Buonasera, ben ritrovati. Nuova puntata di A Tutto Campo in un momento abbastanza delicato per l'Arezzo. Le due sconfitte interne assolutamente inattese. Quando lunedì scorso eravamo qua, eravamo a parlare di un pareggio in casa della Pergolettese che per caso, per errori arbitrali, non era andato probabilmente a buon fine il successo. Invece poi l'Arezzo perde con la Juve Under 23, perde di nuovo con l'Albino Leffe. Il momento è delicato e la dimostrazione che oggi ha parlato, e ne ascolteremo ampi stralci, il direttore generale Armando Pieroni, anche chiamato in causa da diversi tifosi sui social che chiedevano proprio una sua presa di posizione. Io saluto Paolo Galletti, benvenuto, e anche Francesco Duranti, benvenuto. Buonasera. E allora con voi osservatori del momento amaranto certamente andremo a analizzare questa situazione. Parto da Paolo, adesso tra poco sentiremo subito la prima parte della conferenza di Pieroni, che punta molto, e lo sentiremo, sugli assenti. Lui dice ci mancano 7 giocatori, dando anche notizie non incoraggianti, perché ha detto che 2 di questi 7 avranno un'assenza di 2 mesi, e comunque per gli altri si parla di qualche settimana, tanto che paventa anche un ritorno sul mercato, in particolare per il difensore centrale, perché ha detto siamo 2 in questo momento e quindi siamo contati. Stesso problema anche in mezzo al campo, se vogliamo. Si può ridurre tutto questo o c'è dell'altro? Ma sicuramente da un mesetto a questa parte non ne va dritta una, no? Questo in campo, durante le partite, negli allenamenti con i giocatori che si infortunano, arriva Dell'Agnelli, si fa male, Burzigotti praticamente non ha giocato mai, Borghini che in una fase di gioco poi tutto sommato neanche particolarmente cruenta, però ha messo male il piede, si è fatto male parecchio, si è visto subito quando è uscito, era uno dei perni della squadra. Qualche centrocampista con gli acciacchi che non si riescono a smaltire, questo indubbiamente contribuisce. Insieme a questo però contribuisce anche un po' di confusione in campo, la sensazione è che ci sia, la squadra non riesca a fare il salto dal punto di vista psicologico, subisce molto le partite, subisce gli episodi, e purtroppo gli episodi anche lì ci girano male, perché se riusciamo a trasformare il rigore con la Juventus forse si parlava di qualcosa di diverso, perché poi la risposta anche psicologica della squadra sarebbe stata differente. Se entrava uno dei 2 colpi di testa di Gori ieri nel primo tempo, lo stesso. Però bisogna essere forti e capaci di portare gli episodi dalla propria parte, perché se si continua a subirli e si continua a subire l'inerzia delle partite, come è successo poi anche nel secondo tempo di ieri, è un problema, è un guaio. Francesco, certamente è vero che, l'ha detto, lo ricorda lo stesso Pieroni, sia gli episodi con la Pergolettese, arbitrali in quel caso, sia appunto la partita con la Juve, potevano andare diversamente. Dice anche se avevamo questi infortunati, però avevamo 7 punti, era un'altra musica. Chiaramente Fabio, la fortuna non è stata dalla parte nostra dell'Arezzo, perché come ha detto lui, che con la Juventus abbiamo fallito il calcio di rigore, magari poteva cambiare tutta la situazione. Ieri la gran parata del portiere avversario, che totalmente ha cambiato la partita, ecco, non punterei più di tanto il dito. Chiaramente non abbiamo di fronte un buon calendario, però sono fiducioso che l'Arezzo, sono convinto che ne verrà fuori da questo periodo grigio, nero. Sentiamo Pieroni, la prima parte, che parte proprio dagli assenti. La mancata vittoria di Crema Brucia è stato un danno, grave danno subito dalla squadra. Il rigore sbagliato con la Juve, da evitare. È un rigore sbagliato, ma è un errore. Per come è andata, non sto qui adesso a commentare, lo avete già scritto ampiamente voi, il rigorista era in quel momento Belloni. La prestazione di ieri, sicuramente, inutile nasconderlo, negativa. Ma il problema più grande, signori miei, è un altro, ed è quello per il quale io vedo non una facile risoluzione a breve. Noi abbiamo 7 calciatori infortunati, con infortuni seri.
alcuni dei quali si parla minimo di 2 mesi, altri, se tutto va bene, parliamo di 2 o 3 settimane. La squadra sta perdendo certezze a seguito anche di questi risultati, che all'inizio stagione, obiettivamente, ci avevano fatto vedere un ben altro Arezzo. Questo nessuno lo può disconoscere. La squadra ha accusato il colpo, è una squadra giovane. Ieri ben 6 calciatori under in campo. 6. Alcuni giocatori devono giocare fuori ruolo, pensate all'alto basso sinistro, perché noi abbiamo infortunati. Va bene, i 2 calciatori nel ruolo titolare. Rimpiango il momento che, per esigenze anche ovviamente di organico, di costi, aver dato a giocare Masetti, avessimo avuto Masetti a disposizione. Quindi l'allenatore, chiaro che avverte questo stato di pressione, di disagio, di risultati negativi, e sta cercando di trovare delle soluzioni alternative. Non sempre queste soluzioni ci sono, frenano un po' le scelte perché l'organico è incompleto. Noi abbiamo grandi difficoltà in difesa, dove abbiamo solo 2 difensori centrali al momento disponibili. Speriamo che non prenda un raffreddore a qualcuno, perché non so chi dovrebbe giocare centrale. A centrocampo abbiamo 2 infortuni, ne abbiamo recuperato uno, ma ovviamente Volpicelli, con le 2 settimane di forzata, diciamo, inabilità, non è che poteva avere una condizione, lo ha dimostrato ieri, no, avevo visto ben altro calciatore all'inizio. Ovviamente c'è da capire bene la situazione, speriamo che non siamo costretti a dover fare un intervento di mercato, perché dietro noi siamo sicuramente contati, siamo in emergenza. Si potrà trovare un giocatore svincolato di esperienza? Di buona notizia che abbiamo che Borghini, dopo la risonanza di sabato mattina, ha avuto lo stiramento del collaterale e fortunatamente non è stato toccato il crociato, ma anche in questo caso si parla di 5 settimane minimo. 5 settimane, quante partite dobbiamo giocare? Burzigotti è un ragazzo che butterebbe veramente il cuore oltre l'ostacolo, o la cosiddetta stampella, visto che in questo momento è infortunato. Però ci ho parlato questa mattina, come minimo altre 2 settimane per riaverlo. Quindi cosa chiede oggi la squadra? Io parlo anche a nome loro, perché mai come in questi 3 giorni io sono stato vicino all'allenatore, allo staff e ai calciatori. Come ieri hanno detto anche i tifosi quando sono andati sotto la curva, complimenti ai tifosi da parte mia e da parte della squadra, perché obiettivamente, nonostante una prestazione non certamente idilliaca, li hanno sostenuti fino all'ultimo. Cosa chiedono i tifosi? Mi è stato detto in un messaggio che ho ricevuto non più tardi di ieri sera sul tardi, dice: chiarezza, dite le cose come stanno e perché ci dobbiamo nascondere? Io le dico e le dirò. In particolare, cosa preoccupa più ai tifosi? Lo diremo dopo che avrò parlato del mercato. La nostra strategia, quella dell'Arezzo, qual era a inizio campagna acquisti? Quella di cercare di allestire una formazione giovane per creare possibili plusvalenze. I casi di Basitto e Buglio, presi a costo zero, rivenduti, anche a cifre importanti, ci hanno fatto un po' scuola. E anche l'esigenza di una società che vive oggi con il sostegno economico di un solo finanziatore. Abbiamo la necessità di far giocare i giocatori under, perché noi dai minutaggi abbiamo a budget, e lo raggiungeremo sicuramente quest'anno, 500.000 euro di entrate in più con i giocatori giovani che possono scendere in campo, e 500.000 euro rappresentano un sesto dell'intero budget dell'Arezzo, quindi una cifra importante, una quota importante che va curata. E lo stesso allenatore, nello schierare i calciatori, deve minimo tener conto di questo, perché per avere il minutaggio dovete sapere, lo sapete sicuramente, che minimo ci devono essere 3 under in campo con 270 minuti, altrimenti
non si prende minutaggio e noi non ce lo possiamo giocare questo bonus che è così importante. Grazie al mercato, e sfido chiunque, che ci possa essere un'altra società in Lega Pro che possa aver fatto altrettanto. Noi lo scorso anno siamo stati, con l'impegno di tutti, capaci di portare 600.000 euro di attivo alla campagna, avendo acquistato tutti i calciatori a costo zero, pagammo solo Rolando a gennaio 20.000 euro. Quest'anno abbiamo raggiunto la quasi cifra di 900.000 euro, non abbiamo speso un euro per l'acquisto dei calciatori e tutto questo può essere di grande aiuto alla società, perché non è un caso che già Zinci è in segreteria, lo potete andare a contattare, ha già disposto i bonifici di due stipendi ai calciatori. Quindi addirittura un mese prima di quelle che sono le scadenze naturali imposte dalla Lega, noi pagheremo luglio-agosto. Perché grazie a queste plusvalenze attive che noi riusciamo anche a permettere alla società, perché l'anno scorso si parlava molto di budget, sforamento di budget e robe varie, noi ci siamo dati da fare per fare sì che con questo mercato abbiamo portato una ricchezza alla società, una parte, perché la gestione poi è chiaramente superiore. Perché riusciamo a fare questo? Riusciamo a fare questo perché abbiamo avuto gli esempi. Sala in B, Pinto in B, Brunori in B, Bassit in B. Se riusciamo a ripeterci, d'altronde il progetto è triennale, non ve lo dovete dimenticare. Qui nessuno ha promesso la luna. Sì, l'allenatore quando è il giorno della presentazione, è chiaro, è normale, è uno che con l'entusiasmo ha detto noi vorremmo migliorare la classifica dello scorso anno. Siamo agli inizi, certo che con tutte queste disgrazie che ci stiamo portando addosso, con i risultati negativi che stiamo purtroppo accumulando, è utopia quasi pensare a tutto questo. Però il campionato è una corsa a tappe. Certo, noi in questo momento siamo in grosse difficoltà. Grosse difficoltà per me, che credo di avere abbastanza esperienza per affrontare qualunque momento difficile, perché non abbiamo la squadra a disposizione, dico abbiamo perché tutti ci dobbiamo sentire un po' partecipi, non è solo l'allenatore che deve fare le scelte, ma per fare le scelte, per cambiare i moduli bisogna anche avere i calciatori a disposizione. Ben ritrovati, allora abbiamo sentito prima la prima parte di Piegoni, nella seconda poi anche a specifica domanda Paolo parla della società e smentisce, lo sentiremo, alcune voci che pare che anche ieri non so dove, da chi siano state diffuse o comunque che giravano allo stadio, addirittura di un fallimento, quindi c'è anche voci piuttosto veramente con fantasia in questo momento. Direi, no? Direi di sì, perché francamente mi sembra che la società dal punto di vista economico, al di là delle rassicurazioni che fa sempre piacere sentire e che ha fornito il direttore stasera, però è una società che fino a giugno ha pagato regolarissimamente gli stipendi, che si permette di avere una rosa, compresi gli infortunati, abbastanza ampia e costosa, tant'è che è stato necessario aumentare la fideiussione, non mi risulta che ci siano stati problemi ad aumentare la fideiussione, per cui queste voci sul fallimento non so da dove possono venire fuori, qualche idea maligna mi viene in mente ma non la dico, perché poi ci sono i soliti che, cogliendo, approfittando anche del momento di difficoltà, si divertono a andare a cercare di mettere ulteriormente in difficoltà quella che poi dovrebbe essere la squadra e la società di tutti noi. E quindi, vabbè, bene che siano state smentite, è chiaro che la cava da solo non è che può fare miracoli e già sta facendo cose enormi per mantenere la correttezza che appunto si è vista fino a giugno e che mi risulta sia ancora in essere nei pagamenti nei confronti dei giocatori. Quindi di fronte a budget che vediamo importanti, cioè, a parte il Monza ma anche altre società,
che hanno budget importanti o gruppi industriali importanti alle spalle, certamente la cava fa tantissimo già così, sarebbe utile che qualcuno anzi gli desse una mano, però ecco, di qui al fallimento mi sembra... Diciamo che in un momento negativo si inseriscono anche... Sì, i soliti spifferi maligni che in questa città girano purtroppo. Non solo sugli stipendi, ha detto sostanzialmente che Zinci, il segretario, ha già avuto mandato di disporre i bonifici di 2 mesi con un grosso anticipo rispetto alle scadenze di Lega, questo anche per dare un segnale, anche certo. Questo no? Assolutamente importante. Abbiamo questo presidente La Cava che lo vediamo anche molto appassionato, ieri l'ho visto visibilmente provato a fine partite, seduto, è stato diversi minuti seduto nella sua poltroncina. È stato almeno 20, un quarto d'ora, 20 minuti seduto dopo la partita, dopo che i ragazzi sono andati sotto la curva a salutare i tifosi, lui è stato lì pensieroso, veramente sulla poltroncina, fermo, e giustamente questa persona va aiutata e bisogna evitare quelli che sono gli spifferi maligni che possono arrivare a far male solo ed esclusivamente alla società, perché non fanno bene alla società gli spifferi, le chiacchiere, perché le chiacchiere non fanno farina, qui serve la farina, qui serve l'aiuto giusto per questa società. C'è un po' di tendenza, sì, c'è questa giustamente tendenza. A far farina e a far chiacchiere poca farina. Invece, a poca bravo. Ci sarebbe invece bisogno di qualche mignaio che portasse. Le chiacchiere non vanno fatte, bisogna rabboccarsi le maniche, come si dice Arezzo, e cercare di portare in alto questa società. Ecco, le chiacchiere che avevamo insegnato tanti anni. Sì, no? Sì, sì, ma sono tutti bravi a parlare, però poi quando c'è da tirare fuori i soldi, da metterli lì, improvvisamente vengono delle paresi strane, per cui... E però nello stesso tempo ci si diverte a alimentare queste chiacchiere che poi finiscono col fare il male a tutti, insomma. Frutto di distruzione di una società, certo, perché non certo. Portano cose positive a livello anche di rosa dei giocatori, di spogliatoio. Bisogna cercare di portare la serenità all'interno della squadra, perché se si gioca sereni probabilmente arriva a dei risultati. Allora, sentiamo la seconda parte della conferenza dove Pievoni parla, appunto, tranquillizza sulla società e poi racconta nel dettaglio anche come sono nate e su che cosa si basano le operazioni con l'Empoli per Piu, Benucci e Picchi. L'Arezzo, insomma, avrebbe, nel caso tutto vada per il meglio, un notevole bonus a tutta questa operazione. Sentiamo. Il futuro della società, perché purtroppo è emerso anche questo. C'è chi ha messo in giro voci di possibili fallimenti. Vi posso dire che per quelle che saranno le risorse che noi ci siamo creati, come minimo arriveremo a coprire fino a tutto febbraio, forse marzo della prossima stagione sportiva. Il presidente La Cava, con il quale io mi sono sentito tantissime volte, da ieri sera a questa mattina, e quindi io interpreto il suo pensiero e ve lo giro, è il garante assoluto e quindi dà un messaggio di serenità, di tranquillità, va bene, alla città, agli sportivi, e voi dovete essere le persone che dovete trasmettere questo messaggio. Cioè lui non ha difficoltà a tirare avanti la gestione. È vero, in tante occasioni ha esternato la possibilità di voler cercare aiuti, aiuti che magari tutti, chi non vorrebbe che possano arrivare. Io mi darò anche da fare in questo, per poter dare una mano a quest'uomo che sin dall'inizio si è sempre accollato ogni peso di responsabilità e ogni peso economico. Sicuramente l'Arezzo non fallirà, di questo potete stare certi e devono stare certi gli sportivi. Arriveremo tranquillamente a fine campionato, se ci sarà qualcosa di positivo come rinforzo, parliamo economico, di altri imprenditori che affiancheranno la cava, ben vengano, perché significherebbe creare le basi per una società più forte. Poi ci giocheremo anche il terzo anno. Chiaro che il secondo anno, io dico che a organico completo, questa è una squadra che può fare un ottimo campionato. Dove può arrivare? È lì il punto, ve l'ho detto. Recuperiamo
tutti gli infortunati, cerchiamo che si possa consentire loro di creare il gruppo, consentiamo agli ultimi arrivati di inserirsi nel contesto di una squadra che già aveva fatto un mese e mezzo di preparazione. Ci sono secondo me tutti i presupposti perché si possa andare avanti con assoluta serenità. Io conosco e ho la fortuna, aggiungo, di conoscere la famiglia La Cava da ben 20 anni. Io ne conosco, ne apprezzo la serietà, l'impegno e il rispetto delle scadenze e delle incombenze che si è sempre assunto. Noi comprendiamo che il momento non è dei migliori, non sarà facile uscirne perché abbiamo, ripeto, tanti calciatori fuori, ma ce la dobbiamo mettere tutta. Io posso garantirvi che la squadra, parlo a nome di Capitan Cutolo e dei giocatori, ce la metteranno tutta per cercare di far sì che anche Di Donato possa riuscire da questa situazione di stallo di sabbie mobili che in questo momento esiste. Grazie. Il modulo che Di Donato vorrebbe applicare è il 4-2-4. Chiaramente ci rendiamo conto tutti che probabilmente non è un modulo facilmente applicabile, parliamo di calcio adesso. E ancora peggio applicabile oggi che c'è una squadra che ha delle difficoltà, in particolare dove? In un settore che è il centrocampo e la difesa. Quando si parla di 11 attaccanti si parla in maniera impropria, Matteo, poi tu sei uno che il calcio, ti leggo, lo capisci? Allora, cominciamo a dividere tra attaccanti e esterni offensivi, perché ti potrei dire che ci sono calciatori, ovviamente, noi abbiamo fatto una coppiola anche sugli esterni, quindi se tu dici quanti sono i calciatori offensivi è un conto, quanti sono gli attaccanti è un altro conto, dei calciatori offensivi ce ne sono diversi, perché giocando il 4-2-4 dovremmo avere sugli esterni minimo due calciatori sia a destra che a sinistra. Poi abbiamo gli attaccanti. Non avevamo programmato certamente di prendere Gori, ma l'occasione che ci è stata, che ci si è presentata, ci siamo buttati a corpo morto per poterlo avere. Quindi credo, al di là delle difficoltà di questo ragazzo inserimento, al di là del fatto che si sarà demoralizzato per il rigore sbagliato, al di là del fatto che, io aggiungo, parliamo di calcio, quanti palloni giocabili che sono arrivati fino a questo momento? Pochi. Allora, quindi io che ti posso dire? Che ribadisco, il mercato è stato fatto in funzione del modulo, ma ti posso anche garantire, lo potete chiedere al mister, noi l'abbiamo anche condiviso in tante scelte. Noi facevamo su eventuali nuovi arrivi, abbiamo fatto le schede tecniche. Oggi c'è un match analyst che lavora a fianco di Donato e su ogni calciatore, quando vorrete, io vi dico anche quelli che sono arrivati e quelli che non sono arrivati, perché poi sono state fatte delle scelte in funzione appunto di queste valutazioni che sono state fatte, sempre nel discorso di attuare un 4-2-4, che però, sono d'accordo con voi tutti, e ieri c'è stato già un primo esempio, che tutto questo deve far riflettere. Non è che noi dobbiamo giocare perché uno c'ha in testa un modulo, dobbiamo giocare in base a quelle che oggi è la squadra, i calciatori che ha a disposizione, perché l'allenatore bravo è quello che mette la migliore la squadra in campo nelle migliori sfruttando le migliori caratteristiche di ogni singolo giocatore. Chiaramente c'è un certo Picchi che non è l'ultimo arrivato e purtroppo sta due mesi fuori e non ci voleva proprio. Ti posso dire che possono all'occasione ricoprire quel ruolo anche altri giocatori, non sta a me adesso dire e fare le formazioni, ci potrebbe stare anche qualcun altro. Un Tassi per esempio che nasce naturale, se una volta lo chiamavano il nuovo Pirlo e che addirittura l'Inter l'ha pagato 3 milioni dal Brescia, significa che non è l'ultimo arrivato. Poi utilizzato part time a volte, non ha trovato la continuità, non si sente la fiducia, ma io posso dirti che nel 4-2-4, proprio perché è un modulo molto difficile da applicare e molto rischioso, tu come minimi non devi avere due grandi mediani, che sulla carta oggi potevano essere, per come la vede l'allenatore, Foglia e Volpicelli. Noi abbiamo fatto un'operazione con l'Empoli, no? Dove abbiamo ripreso? Non volevo dirlo, ma adesso entro nei dettagli. Abbiamo ripreso Benucci a titolo definitivo con 2 anni di contratto,
dopo che l'Empoli lo scorso anno ci aveva dato 210 milioni per acquisirlo. Noi l'abbiamo preso gratis. Se lo vorrà, dovrà pagare, a parte i 200.000 euro che dice lui, poi spiegherò perché 200.000 euro, tramite Lega. Addirittura se l'Empoli volesse riprendersi Benucci deve pagare 80.000 euro come diritto di ricompra. Andiamo agli altri due, andiamo a quello che ha fatto più 18 partite o 16 partite in Serie A con Giampaolo. Se allora nei 200.000 euro che l'Empoli ci ha passato tramite Lega avremmo in poche parole già pagati tutti e tre gli stipendi dei giocatori. Attenzione, volete sapere qual è il diritto di ricompra di più che sta sui bolli federali? 400.000 più 100 o 50 a seconda degli obiettivi e dalla categoria dove è l'Empoli per riprenderselo nell'arco dei due anni. Volete sapere di Picchi? Picchi, che rientra sempre nel contesto dei 200.000 euro, quindi pagati dall'Empoli gli stipendi, automaticamente per riprenderlo dovranno dare 300.000 euro nell'arco dei due anni più 100 o 50 di bonus per riprenderli come proprietà. Ecco, quindi è un'operazione che credo, oltre che ci ha messo a disposizione dei calciatori sui quali ci si può fare affidamento, non li vediamo adesso perché poco allenati, non si sono allenati con la squadra, entrambi, uno infortunato, l'altro ha recuperato da poco, ma non ha a gamba, ha tecnica, ma non ha la scioltezza ancora, perché automaticamente Matteo non è pronto, capito? Quindi ci vuole il tempo anche per lui, ma è sicuramente un calciatore che Giampaolo gli ha fatto fare 16 partite in Serie A. Ecco, ritorniamo un attimo nella nostra categoria, quindi voglio dire, un'operazione che ci abbiamo lavorato per tantissimo tempo, che siamo riusciti a portare in porto, tre giocatori importanti, addirittura uno ce l'hanno regalato dopo che ci avevano pagato 200.000 euro l'anno scorso. Allora, abbiamo sentito, poi se c'è tempo sentiamo un minuto e mezzo in cui Pieroni smentisce che Mancini, che comunque continuiamo a vedere presente non solo allo stadio ma anche addirittura alle partite della Berretti, comunque Pieroni smentisce che Mancini finanzi in qualche modo, come ritengono, come anche qui girano voci ovviamente e tali sono per il momento, la società Melograno, che ovviamente ha tutti altri nomi che sono poi conosciuti da tutti, e poi dice che l'operazione, sentiremo insomma i dettagli di quali sarebbero i vantaggi per l'Arezzo di questa operazione del Melograno. Quello che chiedo a Paolo adesso è di Donato, perché Pieroni dice che bisogna avere fiducia, neanche se arriva Antonio Conte oggi, dice Pieroni, risolverebbe la situazione, però abbiamo visto un Di Donato ieri molto visibilmente anche lui un po' in confusione, nel senso che tutti quei cambi, alla fine è vero che uno cerca, le prova tutte, no? Per rimediare, per cercare almeno di pareggiare, quindi butto dentro tutti i giocatori offensivi che ho, però il risultato finale era un accrocco che non aveva grande senso, no? No, ma probabilmente è vero che oggi con l'obiettivo mercoledì non risolverebbe neanche Antonio Conte, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, neanche lui l'ha detto, anche relativamente ai giocatori dell'Inter che hanno sicuramente più qualità dei nostri. Però Di Donato ieri e nel secondo tempo è andato oggettivamente nel pallone, perché tu puoi scegliere di fare l'impossibile per cercare di rimettere in piedi la partita, ma devi sempre seguire un filo logico. La squadra deve sempre avere un equilibrio. Abbiamo finito con l'intasare tutti i corridoi possibili, col fare 350 cross che erano tutti per la difesa, anche perché erano abbastanza lenti e quindi erano tutti a favore della difesa. E se andiamo a vedere, se vogliamo parlare di conclusioni, c'è stata quella mezza rovesciata di Gori, ma non era neanche poi un tiro particolarmente difficile. E un tiro da fuori di Cutolo parato bene a terra da Savini, non, anche quello non un tiro, un'occasione vera e propria da gol. Le occasioni ci sono state nel primo tempo, quando siamo stati non particolarmente esaltanti, però più ordinati, più razionali, cercando
gli esterni cercando di andare dentro con l'appoggio anche della mediana che era un pochino più organizzata. E nel secondo tempo è sembrato un assalto all'arma bianca che negli ultimi 10 minuti ci può anche stare. Stai perdendo, le provi di tutte, anche butti dentro tutto quello che puoi. Ma noi abbiamo cominciato subito dopo il gol dell'Albino Leffi a perdere le coordinate per stare in campo in maniera logica. Casomai delle due bisognava cercare di portare più fuori i giocatori bergamaschi, creare qualche spazio. E invece gli spazi ce li siamo andati a intasare da soli e abbiamo fatto il gioco loro. Ecco, un Piegoni che tra le altre cose dice in questo momento, dice il 4-2-4 che ha conosciuto Piegoni è già un modulo difficilissimo. Certo. Di base, non a caso, diciamo, non teorico, lo fa praticamente nessuno. Ecco. E qui anche questo insomma è un dato, poi magari sarà un modulo imitato nel futuro, no? Ricordiamo che anche lo stesso Conte qua iniziò con grandissime difficoltà, anche lui poi è cambiato molto tra quando arrivò e quando tornò, no? Dopo la parentesi di Sarri, però insomma anche lui al debutto d'allenatore ebbe dei grossi problemi, insomma, ricordate, se no altrimenti non sarebbe stato esonerato. Poi dopo richiamato. Esatto, quindi va dato ampio margine a Di Donato anche di poter sbagliare, di poter crescere. Però insomma Piegoni poi dice in questo momento, anche con questa situazione, è molto complicato insistere con questo modulo, ha detto. Sì, a maggior ragione, perché oltretutto richiede un dispendio di energie molto alto, per cui deve avere anche giocatori per poter magari fare dei cambi, mantenere quel livello di intensità che ti serve per gestire quel modulo. I giocatori ce l'hai contati adesso per le ragioni che sappiamo, e quindi forse più logico e razionale mettersi un pochino più coperti, infittire un po' la mediana, cercare di intanto ricominciare a fare qualche punto che darebbe molta, anche un po' più di tranquillità non solo all'ambiente ma anche ai giocatori stessi, perché io come sai vado in curva a vedere le partite e li ho visti sotto la curva, erano soprattutto i ragazzi più giovani, erano piuttosto provati dopo la partita. Poi si vede anche in campo, non giocano tranquilli, e un conto è Cutolo, Foglia o Luciani che hanno tante battaglie sulle spalle, magari riescono a trovare dentro di sé le risorse per poter comunque venirne fuori. Un conto sono i Nolan, i Mosti, per i quali avere il supporto di un risultato positivo potrebbe ritornare a generare una carica positiva anche sotto l'aspetto delle prestazioni. Ecco, Angori, che è un giocatore insomma di grande valore e ha avuto queste occasioni, il rigore, poi le occasioni che ha avuto appunto contro l'Albino Leffe, anche per lui un gol sarebbe importante per sbloccarsi, anche perché rischia di crearsi, già leggo dei commenti che secondo me che sono un po' come dire troppo pretestuosi, perché l'abbiamo visto giocare due volte, tra l'altro con pochissimi palloni, quindi va giudicato anche per questo, però vedo già il rischio che si possa creare anche con la tifoseria, no? Già qualche dobbiamo sbloccare antipatia. Questa situazione in ogni modo, no? Quindi bisogna, perché è un giocatore secondo me che può veramente segnare parecchio, però non si deve creare quella situazione per cui no, c'è un po' di sfiducia, certo, anche per lui stesso, no? Certo. E Di Donato invece come lo vedi? Lo vedi in un momento, ecco, di difficoltà, ecco, di poca tranquillità? Sì, di poca tranquillità, quello che manca. Quello sicuramente. Sì, manca la tranquillità, si vede proprio la non tranquillità, si trasmette proprio l'uno con l'altro, e questo è importante, essere lì, cioè l'energia, ci manca proprio un'energia. Sentiamolo, ieri nel dopopartita inizia proprio dicendo che non è andato sotto la curva, e ce lo spiega lui perché. Sentiamo. Dico solo una cosa, come ha detto prima di là, so che i tifosi volevano parlarmi, ero talmente arrabbiato che sono andato direttamente dentro perché non rispondevo di me stesso. Se loro vogliono, io domani sono a loro disposizione, ci alleniamo, quindi
il confronto è sempre costruttivo, quindi non c'è nessun tipo di problema di incontrarli, anche perché hanno incontrato i ragazzi, hanno parlato bene, ho saputo, e quindi e poi gli faccio i complimenti perché ci sono stati vicino, nonostante questo momento nostro di difficoltà, sono stati vicini alla squadra per tutti i 90 minuti, ha cantato e hanno incitato i ragazzi. Peccato che non siamo riusciti a ricambiare il loro affetto. Finché intorno a me non ci sono problemi, l'importante è che i ragazzi in questo momento che sono in difficoltà vengono sostenuti, perché sono ragazzi giovani che hanno bisogno dell'aiuto di tutti, e quindi è importante oggi lavorare, essere uniti tutti insieme, perché tutti insieme solo con il lavoro ed essere uniti ne usciremo fuori. Per quanto riguarda la partita oggi, doveva essere una partita della ripartenza, purtroppo ancora oggi siamo qui a commentare la seconda sconfitta. C'è poco da dire, dobbiamo cercare di lavorare, in questo momento dobbiamo cercare solo di lavorare, di recuperare energie e guardare avanti. Beh, cercavo di ribaltare sicuramente la partita, la BNF si era chiusa tutto dietro, visto che in avanti c'era solo una punta, loro ho preferito togliere un difensore e inserire una punta in più. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare la partita, ed è un periodo che ci gira tutto un po' così, è inutile girarci intorno. Abbiamo subito anche oggi un paio di tiri, di cui abbiamo preso un gol sull'unico colpo di testa, l'unico tiro del secondo tempo, e noi non siamo bravi in questo momento a far gol, però arriveranno, il momento positivo deve arrivare. Il primo tempo la squadra tutto sommato è stata ordinata, nel secondo tempo ha perso un po' di certezze, no? È sembrato gran confusione. Ma non è una confusione, nel secondo tempo quando subisci il gol cerchi in tutti i modi, gli schemi vanno un po' fuori logica, cerchi di recuperare, ho inserito tutte e quattro le punte, le cinque punte, ho fatto giocare Rolando anche in mezzo al campo, quindi per dire gli schemi vanno un po' via e si cerca di recuperare la partita. Purtroppo in questo momento non siamo bravi a buttarla dentro, a prescindere dalla mole di gioco, delle situazioni. Come ho detto, dobbiamo adesso cercare di recuperare il più possibile le nostre forze, guardare positivo sempre e con l'aiuto di tutti cercare di uscire da questa situazione che si è fatta un po' difficile, diciamo. Questo era Di Donato. Adesso invece risentiamo anche questo minuto e mezzo che vi dicevo, quando Pieroni ha parlato del melograno e delle caselle. Le caselle, e ti aggiungerei, visto che la domanda poi indirettamente ci arriva, è la famosa storia del melograno. Allora, dovete sapere che grazie a questa decisione, e non era l'unica perché ce n'erano altre che sono state valutate, poi il presidente Acava ha fatto una scelta, quella di assecondare questa proposta. Proposta che non è stata fatta da Piero Mancini, tanto per essere chiari, è inutile che ci giriamo intorno. Piero Mancini, gli è ritornato magari l'amore per l'Arezzo, viene a vedere le partite, ma non finanzia il melograno. Ma l'operazione melograno fa risparmiare all'Arezzo 300.000 euro sul bilancio, perché dai costi dello scorso anno a quello che acquisisce come pagamento di fitto, come pubblicità che ci è rimasta, va bene, come pagamento di tutte le divise sociali, le trasferte, le bollette delle caselle. È arrivata una volta una bolletta delle caselle, ne parlai anche con Macri, se trovavamo la possibilità di spostare anche l'abbonamento, cioè il fatto che c'era l'Enel, 4.800 euro un mese di bolletta dell'Enel, vi rendete conto? 4.800 euro. Quindi oggi nel bilancio dell'Arezzo, settore giovanile non solo è a costo zero come costi, ma c'ha 60.000 euro come entrate, che è il contratto di affitto che Melograno ha acquisito con l'Arezzo Calcio. Paolo, anche questo accordo ovviamente lo dirà magari a fine stagione, ne capiremo di più, perché per il momento, al di là di questi numeri che adesso ha detto Pieroni, certo, dei vantaggi eccetera, poi nel concreto anche i benefici poi li valuteremo. Vedremo quando si tireranno le somme alla fine della stagione se è valso la pena fare questo appalto, diciamo, a questa società. Vediamo, sicuramente spero che abbiano fatto un ragionamento non solo di tipo economico, dal momento che si parla del settore giovanile, quindi si parla un po' di quello che dovrebbe essere il futuro
dell'Arezzo e si vanno a investire anche valori su ragazzi che si avvicinano al calcio e che quindi è bene che abbiano dei riferimenti valoriali giusti e corretti e che non vedano soltanto magari già cominciano presto oggi con i procuratori eccetera, ma insomma, che vedano, non vedano questioni solo di denaro, insomma che ci sia anche un aspetto di questo tipo qui. La Berrettina, abbiamo fatto vedere ieri sera la Berrettina di Mario Palazzi, ha iniziato con una vittoria 1-0 sulla Carrarese con gol di un aretino steccato, subentrato dalla panchina, che nei minuti finali ha dato il gol del vantaggio, era la prima giornata di campionato. In chiusura c'è poco tempo, abbiamo fatto questa disamina ovviamente, ma si torna in campo subito con tutte queste difficoltà. Che cosa deve fare secondo te Di Donato per cercare in un modo o nell'altro, in una trasferta anche storicamente complicata come quella di Como? Sì, però è un campo dove abbiamo fatto anche buoni risultati, anche 3-2 l'ultima volta. 3-2 l'ultima volta, poi abbiamo vinto, mi ricordo, ai tempi di Angelillo, insomma, qualche volta ci abbiamo anche perso, ma ci abbiamo anche fatto dei buoni risultati. Che deve fare Donato? Non lo so, deve sperare che per una volta la dea bendata si volti dalla parte nostra, ci dia una mano, perché per uscire da questa situazione ci vuole anche un briciolo di fortuna. Se anche in maniera fortunata riuscissimo a venire fuori con un risultato positivo da Como, magari si cambia rotta. Serve solo questo? Credo proprio di sì, ma penso che si torni con un buon risultato da Como. Me lo auguro, questa veramente. Percezione. Siamo fiduciosi. Grazie a Paolo Galletti, grazie a Francesco Durante, ne parleremo poi lunedì prossimo quando avremo due partite di cui parlare, perché poi c'è la Pro Patria, poi c'è il Monza, quindi il cammino è anche ostico. E poi c'è... Poi dopo il Monza c'è la partita. La partita, è vero, è vero. Torniamo allora la prossima settimana. Buona serata.